Commedia storia 2018, Genova e l'economia del ponte. E abbiamo Giuseppe Tordisi. Beh, essendo l'organizzatore, gli cedo volentieri il microfono. Giustamente cercavano la mia biografia, ma io è una vita, 50 anni esatti, che non metto mai le mie biografie in giro. Detto questo, il mio è brevissimo come intervento, è semplicemente per ringraziare, no, farò anche un'osservazione sul ponte, però è per ringraziare il locale che ci sta ospitando oggi e domani, il moderatore, Mauro, esatto, la persona di Mauro, è stato gentilissimo, il moderatore è stato pazientissimo perché proprio si voleva che voleva esplodere su certe cose, e naturalmente la grande Giovanna Canzano. Quando abbiamo fondato questa associazione di convegni storia l'abbiamo fatta anche in virtù del libro di Orwell 1984, chi conosce la storia gestisce il presente e manipola il futuro, insomma. Detto questo, volevo ricollegare due o tre osservazioni, una fatta da Cavallaro quando ha detto che in alcune nazioni pensano all'opera alternativa. E la collego al bellissimo discorso che ha fatto il mio professore, perché è stato anche il mio professore Giuseppe Quartieri, sullo studio delle vulnerabilità. A fianco allo studio delle vulnerabilità, in qualsiasi sistema, qualunque esso sia, c'è anche lo studio dell'affidabilità. Quindi io aggiungo, mi permetta professore, oltre alla vulnerabilità del sistema ponte, in Italia c'è da fare la vulnerabilità del sistema viario. Ed ecco che è collegata al discorso che diceva Cavallaro, la strada alternativa nel caso la prima strada va giù per qualunque motivo esso sia. Chiudo. È quello che abbiamo dimenticato un paio di cose. No, no, è chiaro che quell'argomento prevede sette conferenze. Lo studio dell'affidabilità, che tra parentesi è una materia che io amo, grazie anche a lei. Detto questo, invece, mi piacerebbe fare solo questa riflessione. Esiste nel codice penale l'articolo 40, che però viene semplicemente utilizzato all'interno delle aziende nella sicurezza sul lavoro. Cosa dice questo articolo 40? È fondamentale, purtroppo pochi magistrati lo capiscono nella sua potenza. Dice: non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Signori, è di una potenza estrema. Se È questo Leonardo, mio caro, è principio Leonardo. giuridico, che sta all'interno del codice penale nostro, se questo principio giuridico, che già si applica poche volte all'interno delle aziende pubbliche, passasse come linea di principio nelle sentenze anche nel settore pubblico, il responsabile del ponte Marconi, del ponte Morandi si troverebbe un secondo dopo. Perché si sapeva che la struttura era critica, si sapeva che la prima campata era stata già manutenuta. I mezzi, e Quartieri ce l'ha confermato, lo confermo anch'io, essendo anche perito elettronico, i mezzi per il monitoraggio ormai ci stanno tutti, anche a costi bassissimi. Addirittura si può fare il monitoraggio satellitare, si può fare il motion detection con le telecamere, si può fare con la sensoristica, si può fare con le radiografie, si può fare un controllo in continuo. Che vuol dire in continuo? Si fanno una serie di sensori che vanno su un computer che istante per istante ti danno una curva del comportamento e della sollecitazione del ponte. Quindi si poteva fare tutto. Si poteva. Perché non è stato fatto? Rileggo l'articolo 40 e chiudo. Non impedire un evento che sia l'obbligo, perché i soldi te li incassi, i soldi sono veri, i pedaggi te li pigli. Allora, come hai una responsabilità nel fare il dividendo azionario a fine anno? Perché lì è chiaro chi deve pigliare, il direttore che deve pigliare i soldi, il vice direttore che deve pigliare i soldi, gli azionisti. Qualche ministro Lì sono deve prendere i soldi. chiare, le responsabilità sono chiare di chi piglia i dividendi delle azioni. Allora, allo stesso tempo, devono essere chiare le responsabilità di chi non ha fatto tutto il possibile per quello che si poteva fare. Perché tra parentesi ci sono altre due linee giurisprudenziali. Una è la best technology available. Cosa significa? Che per garantire la sicurezza in un'azienda, ma l'Italia è un'azienda, tra l'altro il neoliberismo spinge a portare gli enti pubblici a comportarsi come aziende. No, l'Italia deve stare, va bene nel bilancio, se c'ha i soldi li può spendere. No, tipica mentalità aziendalistica. Naturalmente io sono completamente contrario. affaristica. Aziendalistica. Naturalmente io sono contrario, un ente pubblico non deve ragionare in queste maniere. Però visto che loro ragionano in termini
in cui uno Stato, l'ASL si deve comprare come un'azienda, la scuola si deve comprare come un'azienda, se hai i soldi fai, eh? Allora visto che è così, allora questo principio deve passare anche nelle situazioni pubbliche. Quindi la best available technology che cos'è? Se c'è una tecnologia che puoi utilizzare per garantire la sicurezza, la devi utilizzare. Questo è questo principio. Purtroppo questo principio fa fatica a passare nelle aule di tribunale, perché loro l'hanno girata come al solito dicendo che non è la migliore tecnologia disponibile, ma la migliore tecnologia utilizzabile. E qui la dice lunga sulla applicazione o interpretazione della legge. E sull'affidabilità della magistratura. Aggiungo, grazie, grazie a tutti di essere intervenuti per questa giornata e vi aspettiamo domani. Bravo. Ringrazio ancora a tutti. Grazie al nostro organizzatore. Prima di chiudere lascio la parola un attimo a Giovanna. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, tutti i relatori, tutti gli ospiti e il ristorante da Mauro che ci ha ospitato, chiaramente Ettore Lembo che ha fatto da moderatore, molto tranquillo, insomma sarà un po' agitato, però insomma. Grazie a tutti e a domani. Grazie, bravissimo. Voglio ringraziare anch'io tutti, vi aspetto domani, per chi vuole può rimanere qui a cena, come avevo scritto, non so se Giovanna vi aveva detto, il costo di 15 euro si cena, possiamo continuare a chiacchierare tranquillamente, lo stesso faremo domani, dopo alla chiusura dei lavori possiamo rimarremo tranquillamente a cenare e a chiacchierare, magari a discutere. Mi scuso se ogni tanto non sono riuscito a dominare la mia il mio carattere, il mio modo di essere, ho cercato comunque di destreggiarmi al meglio, spero di esserci riuscito. Grazie, a domani sera. Grazie.